mi ha detto che il tuo pipì non funziona come dovrebbe. Dovremo sospendere la tua missione principale finché non ne ripristineremo le funzionalità. È l'unica unità compatibile con le DOMS. E dovrai affrontare altre CA man mano che procedi verso ovest. A proposito, Amelie ci ha informato di una fascia di catrame fuori da Edge North City. Un'enorme regione che pullula di CA, a quanto pare chiamate da X. E per quanto vogliamo che tu la porti fuori di lì al più presto, le tue possibilità di riuscirci senza BB sono ridicole. Quindi ora la tua priorità è far sì che Deadman lo rimetta in sesto. Dato che è qui, magari voi due potreste parlarne di persona. Sam, al momento ho da fare, quindi spero non ti dispiaccia fare tutto via ologramma. Innanzitutto, dovresti collegare alcuni prepper della zona per aumentare la densità chirale. Questo è per potenziare il collegamento tra BB-28 e la sua madre esanime. Poi, come ti spiegavo prima, dovremo correggere l'allineamento del tuo BB. Per rendere il processo più semplice, dobbiamo distanziarvi fisicamente. Rimarrà qui mentre tu sarai là fuori. Se tutto andrà secondo i piani, il tuo BB riprenderà le sue funzioni. Per fortuna questo ci permette di portare avanti gli altri obiettivi. Volevamo già integrare questa regione nella rete chirale. Quindi stabilisci relazioni con i prepper tramite le consegne e convincili a unirsi a noi. Non è facile insediarsi tra quelle montagne. Ciò nonostante, in molti ci hanno provato. Troverai rifugi sparsi un po' ovunque. Abbiamo un'intera lista di ordini pronti per l'elaborazione. Ma ricordati che hai a che fare con persone che hanno deciso di vivere là fuori. Gente che tiene la propria privacy. Non illuderti che sarà facile ottenere la loro fiducia. Dovrai convincerli a fidarsi piano piano, un lavoro alla volta. Un'altra cosa, Sam. Per un po' dovrai fare a meno del tuo BB. Questo diminuirà molto la tua capacità di rilevare le CA. Quindi tieni occhi e orecchi aperti se qualcosa ti sembra insolito e stai alla larga dalla pioggia, se puoi. Volevo chiederti una cosa. Mi aiuti a unirmi alle UCA? Se farne parte mi permetterà di fornire assistenza medica a un maggior numero di persone, ne vale senz'altro la pena. Hai salvato tante vite. E come saprai, ogni vita che salvi è una CA in meno con cui avere a che fare. Il che, alla fin fine, vuol dire altre vite salvate. Per favore, non mollare, per quanto difficile possa essere. Te ne prego. Vedo che hai collegato un altro rifugio alla rete. Ben fatto. I livelli chirali sono in aumento, il che è un bene. Riguardo BB-28, ho buone notizie. L'operazione è andata bene. Non dovrebbe esserci bisogno di altri interventi. Non è ancora fuori pericolo, ma possiamo dire che il peggio è passato. Ora dobbiamo continuare a espandere la rete, monitorare i livelli chirali e adeguarli se necessario. La terapia farmacologica dovrebbe bastare. Continua così. Maneggiato con cura, bene. Pare che tu possa fornire informazioni sulla rete chirale. È vero che con un contratto posso accedere ai tuoi progetti e altro ancora? Voglio condividere i miei studi con tutti. Che li leggano, che imparino come io ho imparato dal loro duro lavoro. Fammi entrare nelle UCA. Molto bene. Ora siamo sulla stessa barca, Sam. Ci terrei a farti fare un tour del posto, ma è tutto in disordine. Grazie, Sam. Sembra che BB-28 si stia riprendendo. La sua affinità con l'aldilà si intensifica, come speravamo. Sono anche cessati gli spasmi e le convulsioni. Lo so che è duro là fuori senza un BB, ma devi cercare di tenere duro per la nostra causa. Come questa creatura. Proprio come BB-28. Sam, abbiamo un ordine da un nuovo cliente. Controlla subito il terminale a Mountain Knot City per i dettagli. C'è qualcuno che ha bisogno di medicine. Le ho dato la medicina.
dice che si sente già meglio. Ma non voglio illudermi. Forse avrà già fatto effetto, ma il dottore dice che non bastano i semplici antibiotici. È incinta del nostro bambino. Deve essere visitata al più presto. Ti prego, ho bisogno che tu vada dal dottore. Ha un macchinario, credo che possa aiutarci. Non riesco a capire i dettagli, questa maledetta connessione continua a cadere. Ma qualcuno deve andare a prenderlo. Prendi quello che ti serve da quello scaffale. Anzi, prendi pure tutto. Eccoti qua. Il Montanaro mi ha contattato. Il trattamento prescritto non funziona. Dobbiamo agire in fretta. Speravo che gli antibiotici alleviassero i sintomi peggiori, ma a quanto pare siamo già oltre quella fase. Un'infezione in uno stadio così avanzato della gravidanza può creare complicazioni. Anche se sopravvivesse, ci sarebbe il rischio di danni cerebrali. O addirittura di morte cerebrale. Devi consegnare questo prototipo di biostampante e questo terminale medico a distanza al Montanaro. Se tu riuscissi a collegarmi a loro tramite la rete chirale, con questo macchinario posso fare la diagnosi e dare la cura alla paziente. Il terminale trasmetterà il loro codice genetico con cui posso preparare un vaccino a DNA da stampare. Per ora possiamo generare in questo modo solo vaccini che impiegano virus e altri componenti non viventi, ma sviluppi futuri potrebbero farci superare questo limite. Non serve che ti dica che è un macchinario delicato. Non deve rompersi per nessun motivo. Grazie. E il dottore ha detto che ci serve una connessione chirale. Quindi collegaci. Ci uniremo alle UCA. Faremo tutto ciò che serve. Procedi. Attiverò il terminale da qui. Dammi solo un minuto. Andrà tutto bene. Con questo dispositivo posso visitarla proprio come se fossi lì. I manipolatori sul terminale riflettono i miei movimenti qui. E con la biostampante posso fornirvi un vaccino su misura. È un peccato che la mia dolce metà non abbia potuto costruirne altri. Questi sono gli unici che abbiamo. Ma non ti preoccupare, faremo di tutto perché il bambino venga al mondo sano e salvo. Oh, grazie. È davvero incredibile. Ringrazia lui. La rete che sta aiutando a costruire cambierà il volto della medicina. Va bene, diamo un'occhiata. Ci hai portato la cosa più simile a un dottore in carne e ossa, Sam. Grazie di cuore. Eccellente. BB-28 tornerà presto in azione. È forte e combatte. Stringi i denti. Occhi aperti, Sam. Ho un ordine fresco da un Montanaro. Ti porterà in una regione non ancora coperta dalla rete chirale. Un'ottima occasione per colmare questa lacuna. Dagli un'occhiata appena puoi. Tu sei della Bridges, vero? Non hai nient'altro da darmi, sei sicuro? No? Ok, non fa niente. È davvero un sogno ricevere una consegna in queste condizioni. E senti, vorrei chiederti un favore. Credi di poter ritrovare la fotocamera di mio padre? È una lunga storia, ma un tempo conduceva delle ricerche nella zona. Mio padre era convinto che la chiave per capire il Death Stranding fosse nascosta qui, tra gli strati di queste grotte. Ma è morto prima di poter completare il suo lavoro. Devo finire quello che ha cominciato. Qualche tempo fa ho trovato qualcosa di incredibile. Ero certa che fosse ciò che stava cercando mio padre, anche se non capivo come potesse essere collegato. Mi serviva il parere di un esperto che potesse studiare il mio ritrovamento e dirmi cosa significasse. Perciò presi la fotocamera di mio padre e documentai la mia scoperta. Scattai foto di ogni minimo dettaglio. Ma mentre tornavo, vidi un gruppo di uomini armati e mi feci prendere dal panico.
Mollai tutto e scappai. Per fortuna non mi videro, però quando smisi di correre mi resi conto di non avere più con me la fotocamera. Da quel momento non ho avuto più il coraggio di ritornare lì a cercarla. Ma poi mi sono ricordata dell'ID del carico sulla sua custodia. E allora ho pensato che tu, facendo parte della Bridges, forse sei in grado di rintracciarne la posizione. Ti scongiuro, farei di tutto per riaverla. La richiedo con un ordine. Cerca di capire. Quella fotocamera è tutto per me. Finché non sarà al sicuro, non riuscirò a pensare ad altro. Qui c'è un terminale che puoi utilizzare se vuoi cominciare fin da subito. Tieni. Ah, ecco cosa porterei con me se ci andassi io. Prendilo pure. Oh, grazie al cielo. Sembra... Ah, esattamente com'era. Oh, non sai che cosa significa per me. È stato mio padre a decidere di spostarsi qui. Era convinto di poter capire il Death Stranding da solo. Gli credevamo ciecamente. Ma guarda com'è finita. Se non fossi arrivato tu, la fotocamera sarebbe andata perduta e tutto il nostro duro lavoro sarebbe svanito nel nulla. Non possiamo permettere che accada. Il mondo deve sapere, ci sarà pure qualcuno che sa che cosa significhi. Quindi, collegaci. Vogliamo far parte delle UCA. Auguro che il nostro lavoro faccia la differenza. Grazie ancora. Spero che ci rincontreremo presto. Sam, sono Hartman. Il contenuto della fotocamera si è rivelato molto interessante. Quando hai collegato il rifugio della fotografa alla rete, abbiamo ricevuto automaticamente i dati della fotocamera e il materiale di ricerca di suo padre. Comunque, la connessione chirale del mio laboratorio è ancora lenta, ma ho confrontato una delle immagini con il database del QG. Stando alle mie analisi preliminari e agli elementi fotografici e documentali presenti in archivio, posso stimare che le pitture della regione sono vecchie di almeno 30.000 anni, se non di più. Gli artisti erano probabilmente uomini di Neanderthal o altri progenitori che migravano nel continente. Vedi quelle creature simili a delfini? In quel periodo la caverna si trovava molto più lontano dal mare di quanto non lo sia ora. Allora com'è possibile che abbiano visto dei delfini? Non è possibile. Infatti, sono convinto che non avessero visto dei delfini, ma delle creature arenate. E ciò vorrebbe dire che il Death Stranding non è un fenomeno del tutto nuovo, e che è già avvenuto in passato. Nel corso delle ere, innumerevoli specie si sono estinte, dai batteri ai dinosauri. Per gli scienziati sono avvenute 5 grandi estinzioni di massa. Ma naturalmente si sono verificate molte altre estinzioni, benché su scala ridotta. E se questi artisti avessero cercato di documentare proprio l'estinzione della loro specie? Sarebbe la prima testimonianza storica di Death Stranding sulla Terra. Inoltre, confermerebbe le mie teorie. Prima mi collegherai alla rete e prima lo scopriremo. Immagina quanti misteri saremo in grado di svelare. Rimango in attesa, Sam. Ottime notizie, Sam. I segni vitali di BB-28 rientrano quasi nei parametri ottimali. Prima che ti chiamassi, ha aperto gli occhi. Si guardava intorno, come se cercasse qualcuno. E poi i nostri sguardi si sono incrociati. Credimi, quello sguardo mi ha fatto venire voglia di tenermelo tutto per me. In ogni caso devo eseguire altri controlli e apportare qualche modifica. Ma le variazioni dei livelli chirali potrebbero costituire un problema.
Credi di poter connettere un altro luogo alla rete? Dopo che ci sarai riuscito e dopo che avrò confermato il funzionamento stabile del BB, te lo ridarò in custodia. Questo è l'ultimo passo. Te lo prometto. Ancora un luogo. Ti chiedo solo questo. In gamba. Sam Bridges, ho bisogno che tu consegni un pacco a una persona. È una tipa strana. Vive ancora più in alto di noi e quella ricerca di cui si occupa, beh, è abbastanza assurda. Stiamo parlando di occultismo, anche se lei non approverebbe l'utilizzo di questo termine. Sostiene di voler indagare i misteri del cosmo. Comunque, tra le montagne ho trovato una roccia con l'impronta di una mano. Quando gliel'ho detto, si è agitata moltissimo. Non so cosa significhi per lei, forse un incontro ravvicinato di qualche tipo. Comunque, mi chiedevo, non è che potresti portargliela? Unendomi alle UCA, ho aperto gli occhi su alcune cose. Per esempio, quanta gente cerchi di dare un proprio significato al Death Stranding. Ovviamente le sue idee a me sembrano i deliri di una pazza, ma è chiaro che per lei vogliono dire qualcosa e vorrei darle una mano. Con il tuo aiuto, ovviamente. Troverai un ordine ufficiale sul terminale. Sam, è identica a quella di South Knot City. Un vortice talmente carico di chiralium da essere quasi fuori scala. Si sta spostando piano piano verso di noi a Mountain Knot City. Almeno così credo, però non riesco a vederla. Non a occhio nudo. Ma i dati non mentono. È lo stesso fenomeno temporale che ti ha fatto finire in un campo di battaglia. Io non ti ho... Come fai a saperlo? Il limitatore del Cupid regge i picchi chirali, ma non ci aspettavamo un'altra supercella. Un'altra supercella? Ti avevo detto che era come in passato. Sei mamma, vero? Hai capito, Sam. Quanto tempo. Anche se non è così. Malingen, Lochne, è lo stesso. Un corpo, una mente, un essere. Non ha alcun senso cercare una distinzione, non in questo mondo. Siamo tutti legati tra noi, ricordatelo. Sam Bridges, ti stavo aspettando. Il Montanaro mi ha detto tutto di te. L'impronta che mi hai portato, o stampo, come preferisco chiamarlo, è un indizio fondamentale. Risale a un'epoca antecedente agli albori della storia umana. Lo daterò per portare alla luce la causa del Death Stranding. E quando lo farò, tutti i segreti del cosmo verranno rivelati. Hai mai sentito dire che questa montagna era una piramide nell'antichità? Beh, è vero. Non esiste posto più connesso alla spiaggia. Alla fonte sorgiva, fonte di un potere sconosciuto. Altrimenti, come credi possa funzionare la rete chirale? Ma sto divagando. Mostrami lo stampo. Grazie. È in ottime condizioni. E va bene, collegami alla rete chirale. Ora ho tutto quello che mi serve per datare lo stampo. Quando avrò i risultati, li condividerò con te e i tuoi colleghi della Bridges. Sei stato bravo, Sam. Se trovassi qualsiasi altra cosa, portamela subito. Io aspetterò qui. Ho qualcosa per te. Sicuramente ti sarà utile nel tuo viaggio. Alla prossima, amico mio. Sam, ha funzionato. BB-28 è in ottime condizioni. Non c'è traccia di reminiscenze o di attaccamento al passato. Forse hanno davvero cancellato la sua memoria. Non rimane altro da fare che collegarlo e portarlo a fare un giro. Speravo di potertelo ridare il prima possibile, ma... Io non voglio. O meglio, sì, lo voglio, ma è una questione un po' più complicata. Cosa? Abbiamo un problema. Avrai sentito di quell'enorme supercella diretta a Mountain Knot City. Sono uscito dalla struttura per condurre altri test sul BB e adesso non sono più in grado di ritornarci. Hai presente il rifugio di montagna a nord-est di Mountain Knot?
Vediamoci là. Oh.
Sam! Sam! Deadman. Per fortuna ti sento. Dove sei? Non ne ho idea, vedo soldati e carri armati. Le uniformi sono di un secolo fa. Seconda guerra mondiale, credo. Hai visto l'uomo alla guida dei soldati? No. Credo sia il tizio di cui ci hai parlato. Quel guerriero pezzo di merda che dava la caccia al bebè. Sarà lui a farci tornare, vero? Non chiederlo a me, è la mia seconda volta. Senza BB sarà difficile trovarlo. Il BB è in forma sbagliante ed è qui che ti aspetta. Dove ci vediamo? Vicino a te c'è qualcosa di insolito o particolare? Sono nelle fogne, aspetta! Vedo una torre attraverso un buco, una torre quadrata proprio sopra di me. Va bene, la trovo e cerco l'ingresso delle fogne. Puoi restare lì fermo? Volentieri, fermo e immobile. Beh, se ci metto troppo, ti dovrai muovere. Cosa? Quel maledetto guerriero non cercava me, cercava il BB. Oh, cazzo! Eh già, se cerca qualcuno, quello sei tu. Oh no, vedi di sbrigarti, Sam! Tieni duro, sto arrivando. E non collegare nemmeno il BB, oppure verrà dritto verso di te. Oh, mamma. Non che lo faresti, dato che li odi. L'ho fatto perché ero terrorizzato! Disconnettiti, ora! Ah, già fatto! Non fargli prendere il BB. E come? Se si presenta con i suoi soldati, che cosa dovrei fare? Combattere? Se dovessi scegliere tra il BB e il sottoscritto, beh... Non lo farai. Passo e chiudo. Sam! Sai, la mia vita non è facile. Niente moglie, né figli, né amici. Ho cercato consolazione e compagnia nei morti. Col tempo loro sono diventati parte di me, il 70% di ciò che sono oggi. Ma conoscere te mi ha aperto gli occhi. Tu sei speciale, Sam. Sam, da questa parte. Sam. Lu. Il BB dovrebbe funzionare ora. Fammi vedere. Oh, eccoci qua. Forse questa è una spiaggia speciale per i soldati morti in battaglia. Allora è meglio filare, è alla svelta. Sì. Mi hai sorpreso. Credevo che avessi abbandonato il mio BB. Una macchina così preziosa? Mai. Allora, condividete ancora i ricordi? Capisco. Resta qui. Adesso ho altri ricordi di cui occuparmi. Vado ad affrontarlo, così potremo andarcene da qui. Sai, Sam, sto iniziando a capire perché il BB è così importante per te. Eh? È solo uno strumento. Vita e morte dovrebbero essere irrilevanti. Ma noi ci siamo affezionati entrambi lo stesso, non è vero? Non è solo uno strumento. Si chiama Lu. Lu, eh? È un bel nome! Thank you.
È tutta colpa mia. Non avrei mai dovuto rinchiuderti in quella prigione. Vivi. Lu, come se la passa, Lu? Non reagisce. Visto che ha fatto, sembra che mi abbia preso in simpatia. Avevate perso conoscenza e vi ho fatto portare qui. Avevi ragione. Con quello che hai fatto laggiù ci hai riportati nel nostro mondo. Ho riposto il carico e l'attrezzatura nel tuo armadietto. Sai, hai dormito tutto il giorno, come un sasso. Sono già ritornato a Capital Knot. La spiaggia di Fragile ci è stata molto utile. Sam, io ti devo le mie scuse. Lu era il nome che avevate scelto per il vostro bebè, se ce l'avesse fatta. Avrei dovuto capirlo molto prima. Non so di cosa tu stia parlando. Ho trovato dei documenti di 10 anni fa. Un decesso, improvviso, nel centro di una città. Una giovane donna, nel fiore degli anni. Nessuno l'aveva previsto in tempo utile. Una voragine. Suo marito, che era un membro della Bridges, aveva le Dunes. Ci provò, ma non riuscì a raggiungerla in tempo. L'intera città venne spazzata via. Al suo posto non restò che un cratere, e lui. Perché quell'uomo era un riemerso. La gente voleva spiegazioni. Era stato lui a nascondere il corpo della moglie? Un solo superstite, un solo sospettato. Fu facile dargli la colpa, e così avvenne. E ben presto dettero la colpa anche alla Bridges. Lui si sentiva responsabile e se ne andò. E la moglie che era morta si chiamava Lucy. Era in dolce attesa, poveretta. Avevano deciso di chiamare il bebè Lu. Non è vero niente. Invece sì. È stata la presidente a dirmelo. Non faceva altro che parlare di te. Non doveva andarsene così e rompere i rapporti, diceva. Vuoi stare zitto, cazzo? Calmati, Sam. Siediti.
Ti ho detto come è fatto il mio corpo. Il 70% è composto da cadaveri. Vuoi sapere il vero motivo di tutto questo? Perché la storia che ho raccontato l'ho inventata tutta io. La verità è che sono io il mostro di Frankenstein. Artificiale, nato da cellule staminali pluripotenti. E quando la scintilla vitale non si è manifestata in alcuni organi, hanno sostituito quelli difettosi con organi di cadaveri. Ma hai avuto un compleanno. Un pupazzo di carne senza anima. Nekka, un uomo morto. I nati nel modo tradizionale hanno le spiagge. Tu ne hai una. E anche il BB. E invece io non ho nessun legame. Né madre, né al di là, né spiaggia. Capisci perché sono ossessionato da tutto questo? Perché sono nella Bridges? Il campo di battaglia, quella sì che era una spiaggia orribile. Ma stranamente non la detestavo, perché sapevo che tu venivi a prendermi. Non mi ero mai sentito così prima. Legato a una persona, a qualcuno. Non saresti dovuto andare via così e rompere i rapporti. La Presidente su questo aveva proprio ragione. Non c'era proprio niente che mi trattenesse. Non mi sono mai sentito ben accolto. Ma dai, hanno accolto anche me. Ah, quella. La stringevi in mano. È una vecchia piastrina. È americana. Non è stato facile togliertela dalla mano. È di Clifford Unger, come puoi vedere. L'ho cercato nel nostro database e l'ho rintracciato. Ha servito nelle forze speciali americane. È stato in Kosovo, Iraq e Afghanistan. E lui? È tutto ciò che ho potuto scoprire finora. Sarai coperto di materia chirale del campo di battaglia. Ti consiglio una bella doccia. Oh, non vengo con te questa volta. La questione Die Hardman non rappresenta più un problema. Ormai le nostre conversazioni non sono più registrate. Sam, mi ricevi? Come avrai capito, il tempo qui si è fermato mentre eravate sul campo di battaglia. Se la mia ipotesi è giusta, la dimensione in cui avete viaggiato è un tipo di spiaggia. Mi spiego meglio. I nostri corpi, i Ha, si trovano tutti nello stesso mondo, mentre le anime, i Ka, hanno ognuna una spiaggia propria. Le spiagge prendono forma nella mente secondo ciò in cui crediamo. Religione, filosofia, eccetera. Una spiaggia, quindi, può essere qualsiasi cosa, e tutte insieme formano un multiverso. Se però molti muoiono allo stesso tempo, le loro spiagge si intrecciano, creando un campo di fili. Questo fenomeno è accentuato in tempo di guerra da sentimenti diffusi di rancore e disperazione. Le spiagge si intrecciano con più frequenza e facilità. Da quelle spiagge non si esce più e si è intrappolati in un ciclo perpetuo. È un po' come un giradischi. La puntina salta e non fa che ripetere all'infinito la stessa strofa. Combattono una battaglia che non ha né inizio né fine, e il ciclo ricomincia da capo. Il tuo campo di battaglia era in Europa dell'Est, seconda guerra mondiale. Il che è strano, poiché l'uomo che hai incontrato, Clifford Unger, non ha mai preso parte a quel conflitto. Non me lo so spiegare, però se tu riuscissi a collegarmi alla rete chirale, chissà cosa potremmo scoprire. Ancora lì, Sam? Avrei una richiesta. Se sei pronto, sali di sopra al terminale delle consegne. Oh.
ricoverata. Perché non succeda come l'anno scorso. Mi dispiace tanto. Non lo sapevo che era la tua moglie. Sam, il lato ovest di quella regione è coperto da una fascia di catrame. E al di là c'è Edge Not City, l'ultimo avamposto della civiltà che potrai trovare. È la destinazione finale. Quando userai il Qubit per collegarla, la rete virale coprirà tutto il continente. La rinascita dell'America è vicina. E ricorda, è lì che Amelie viene tenuta prigioniera. Dobbiamo portarla a casa sana e salva. Ma prima di attraversare la fascia di catrame devi occuparti di un ultimo nodo. Hartman ti aiuterà. Sam, mi dovresti portare delle cose. Innanzitutto le piastrine di quel soldato. Mettile in tasca, così sei sicuro di non perderle. Poi il cadavere di mamma. Il suo corpo non mostra alcun segno di necrosi. E io vorrei proprio conoscerne la ragione. Uno studio più approfondito potrebbe rivelare informazioni utili per contrastare il Death Stranding. Inutile dire... Resta un minuto. Non ho molto tempo. Tu preparati, io ti aspetto. Troverai un ordine ufficiale sul terminale. Eccola, Sam. Prenditi cura di lei. E non temere, non andrà in necrosi. Mulligan è speciale. Sarebbe curioso se questi IA si rivelassero un elemento chiave per la nostra salvezza. Hartman. Scarica in arrivo. Allontanarsi. Beh, direi che mi hai colto in un momento imbarazzante. Sono contento che tu sia venuto.
Mi dispiace, non intendevo spaventarti, ma io sono quello che sono. Ah, prego, posala pure là. Di loro nessuna traccia. Sai che il tuo cuore smette di battere? Si ferma ogni 21 minuti. Resto 3 minuti sulla spiaggia e poi ritorno. 60 decessi e 60 resurrezioni al giorno. 60 occasioni per cercare sulla spiaggia la mia famiglia scomparsa. È così che vivo. Questa è la mia vita. Perciò, anche se tu hai visitato l'abisso un ragguardevole numero di volte, le mie visite alla spiaggia sono un po' di più. 218.549. Mi rivedo sempre in quel cratere, con mia moglie e mia figlia. Il cratere ha la stessa forma del mio cuore. Per i medici è un cardioforma miocardico. Il mio è un caso particolarmente insolito. Ho le immagini. Ti va di vedere il cuore a cuore di Hartman? Invece dovresti vederle. Non è un difetto ereditario. Vedi, non ho mai accettato la loro scomparsa. Nei giorni seguenti ero ossessionato da un'idea. Che la spiaggia sia reale e che loro si trovino lì. Così inducevo un arresto cardiaco di 3 minuti di durata e andavo a cercarle, giorno dopo giorno dopo giorno. E solo per dirgli addio? Tutto il contrario. Si dice che ognuno abbia una spiaggia diversa. E se anche l'aldilà fosse diverso per ognuno di noi? Quest'idea la trovo terrificante. Passare l'eternità da soli. È per questo che ho deciso di cercare la mia famiglia e di fare in modo di riunirmi con loro. Cioè morire con loro. Se sarà la morte a farci tornare insieme, allora sì. Ma i ripetuti arresti cardiaci hanno danneggiato il mio cuore. Il muscolo si è via via deformato. E dopo un po' hanno cominciato a definirmi lo scienziato della spiaggia. Hartman. Sono lieto di averti parlato di questo. Un cadavere che non va in necrosi. Nessun segno di decomposizione. È come se fosse ancora viva. Una mummia perfetta. Un cadavere intatto. Cosa cerchi? Dov'è l'altra cosa che avresti dovuto portarmi? Ah, l'ho trovata. Osserva. Aspetta, Deadman. Sembra che sia un cordone ombelicale. Umano, apparentemente, penso. Ma questo non era un normale funicolo tra il feto e la placenta. Somiglia più a un cordone delle CIA. E questo era di mamma? Sì. Un cadavere che non necrotizza è un cordone ombelicale connesso alla spiaggia. Queste sono scoperte straordinarie, Sam. Tanto da far accelerare il mio povero cuore. 5 minuti a un arresto cardiaco. Perdonami se questa chiacchierata dovesse interrompersi. Devo tornare alla spiaggia per cercare mia moglie e mia figlia. Una persona. Una spiaggia. Questa è la regola. Ma io sono l'eccezione. La mia spiaggia è collegata alle altre. Come se un bypass coronarico fosse impiantato in me. Forse è il mio cuore inquieto a rendere possibile tutto ciò. Non ho altra certezza che questa. Io le troverò. Anche se ogni mia visita solleva nuovi interrogativi.
Un giorno avrò le mie risposte. Un giorno. 3 minuti a un arresto cardiaco. I campi di battaglia. Le guerre infinite in cui ti sei trovato intrappolato. Perché i caduti delle grandi guerre vagano per la spiaggia un secolo dopo la morte? Normalmente le anime dei defunti vanno oltre. La spiaggia è solo un corridoio, un luogo di passaggio nel cammino verso l'aldilà. Ma se il rimpianto, il risentimento e il forte desiderio di rimanere, se questi sentimenti fossero preponderanti, potrebbero dare luogo a un genere di spiaggia molto diversa, un purgatorio collettivo per un esercito di dannati. Clifford Unger. Il suo dolore e il suo odio, insieme al tuo Bibi, che è stato una sorta di catalizzatore, hanno portato i campi di battaglia nel nostro mondo. 2 minuti a un arresto cardiaco. Recarsi subito in un luogo sicuro. È solo una teoria. Pensi che ci sia X dietro di lui? Dietro tutti quanti? Assumere una posizione stabile. Non lo so. Ma gli indizi suggeriscono che X li abbia condotti qui. Oh, quasi mi dimenticavo. Vorrei chiederti una cosa. Misure di sicurezza attivate. Non potresti metterti comodo finché non torno? Sulla spiaggia il tempo si ferma, ma non nell'abisso. Te lo garantisco. Ti sembreranno solo 3 minuti. Riprenderemo tra poco. 5, 4, 3, 2, 1. Allontanarsi. Niente da fare. Visita 218.550. Oh, scusa. Dove eravamo? Mi sono abituato ai cicli di 21 minuti, ma essendo la prima volta che ci incontriamo, c'è davvero molto da raccontare in una sola volta. Non deve essere facile vivere così. Sì. E no. Ora che mi sono abituato, però, non è particolarmente complesso. Defecazione, abluzione, nutrizione. Quasi tutte le funzioni basilari della vita si possono espletare tranquillamente in 21 minuti. Dormire è la cosa più difficile. E i rapporti, suppongo, personali o intimi. Non che uno nella mia posizione possa preoccuparsi di cose del genere. Tu leggi, Sam? Ascolti la musica? Guardi film? Come vedi, mi tengo occupato. Ho una bella raccolta di musica, programmi televisivi, degli interessantissimi cortometraggi e delle storie. E tutto quanto è fruibile nello spazio di 21 minuti. Tutto prodotto prima del Death Stranding, ovviamente. Ma sinceramente, i 21 minuti che io passo qui sono tempo sprecato, niente di più. Tempo che passo in attesa di tornare a cercarle. Il mio corpo può essere presente, ma il mio spirito è sulla spiaggia. Io sono già morto. So quello che provi. Ho perso la famiglia in un incidente. Beh, io non me l'aspettavo che ti confidassi con me. Per combinazione, io ho letto quello che ti è capitato. Anch'io ho perso la mia famiglia in un incidente. Ero in sala operatoria per un intervento cardiaco, fuori città, nella capitale. Quando infine fui dichiarato fuori pericolo,
Mia moglie e mia figlia andarono a casa per prendere delle cose per me. E poi furono coinvolte nelle voragini. La città e l'ospedale scamparono al peggio, ma l'onda d'urto fece saltare la corrente e le macchine a cui ero attaccato. Mi svegliai sulla spiaggia. Quelli che erano morti a seguito delle due voragini erano lì. Cos'è accaduto? Che sta succedendo? Vidi mia moglie e mia figlia nella processione. Ehi! Sono qui! Dove state andando? Aspettate! Non andate via senza di me! No! Non ve ne andate! Fermatevi! Non andate via! Il generatore della sala entrò in funzione e fui riportato in vita con il defibrillatore. Esattamente 21 minuti dopo che il mio cuore si era fermato. E quella fu l'ultima volta che vidi la mia famiglia. È colpa del mio maledetto cuore se ci siamo separati, ma è anche per merito suo se un giorno le rincontrerò. Io sono il mio cuore. Io sono Hartman. Da quel momento ho perlustrato tante spiagge. Cerco di seguire le tracce della mia famiglia per un po' e quando mi stanco torno qui a continuare le mie ricerche. È strano però. Anche quando il mio cuore si ferma, il dolore persiste. Hai qualche foto della tua famiglia, Sam? Peccato. 5 minuti a un arresto cardiaco. Mi puoi dire che ci faccio qui prima che tu torni alla spiaggia? Certamente. C'è una stazione di proprietà dei Prepper qui. Gli scienziati vi conducono ricerche su materiali esistenti prima del Death Stranding. Che genere di materiali? La Terra ha una lunga memoria. Gli strati ne narrano la storia, permettendoci di risalire ai suoi primi albori, una storia che neanche il Death Stranding poteva cancellare. Gli scienziati sono tutti i miei colleghi che erano nella precedente spedizione. E io vorrei che tu li connettessi alla rete chirale. Amelie ha proposto di istituire i nostri centri di ricerca lungo questa fascia. Si sono svolte ricerche in tutto il mondo, ma questa è l'unica zona in cui si trovino fossili del periodo del tardo Cretaceo. Quando si estinsero i dinosauri. La nostra ipotesi è che gli ultimi esemplari vissero qui, e qui soltanto. Capisci? Nel sottosuolo terrestre si nascondono le tracce di un'immensa estinzione di massa. Indizi in grado di aiutarci a sopravvivere in questa situazione. Di certo era questo che Amelie sperava quando era nella squadra avanzata e inviò la nostra squadra qui. Il passato informa il presente e ci aiuta a costruire il futuro. Questo era il concetto che ci volle trasmettere prima di andare a Ovest. 3 minuti a un arresto cardiaco. Oh, chiudi il becco. Adesso ti tolgo il volume. Un po' di tempo dopo iniziamo a rilevare attività anomale nella fascia di catrame attorno a Edge Not City. Una gran quantità di catrame cominciò ad affiorare in superficie, divorando al suo passaggio tanti miei colleghi e anche una stazione secondaria.
Questo avvenimento sfuggiva a ogni spiegazione. C'era lo zampino di Higgs? Non lo so, ma avevamo bisogno di quella stazione. Era essenziale per poter espandere la rete chirale verso ovest. È per questo che ti chiedo di darci una mano a costruirne un'altra. Non sarà un granché, vista la scarsa attrezzatura che siamo riusciti a mettere insieme. Niente a che vedere con le Not City, questo è certo. Ma un nodo è sempre un nodo. Sam, devi usare il Cupid per connettere gli scienziati alla rete e poi andare da Amelie. Fatto questo, possiamo tornare all'importante lavoro di ricerca sul Death... Non ti preoccupare per noi. Il pavimento d'aria assorbe l'impatto. Ti aprirò io la porta.